Oggi termina la seconda edizione del corso di alta formazione in progettazione e pianificazione dello sviluppo territoriale. Anche quest'anno abbiamo avuto un'ottima partecipazione di discenti provenienti da tutta Italia. Punti di forza di questo corso di alta formazione anche quest'anno sono stati il primo, l'aver creato una rete con soprattutto gli enti del territorio. Oggi ci troviamo qui presso il Palazzo dell'Amministrazione Provinciale perché la provincia di Frosinone ha creduto in questo progetto formativo cofinanziando le borse per i propri dipendenti. Il secondo punto di forza è quello di creare, formare i dipendenti pubblici sul tema dello sviluppo territoriale. È un punto di forza che ha avuto anche una buona fortuna a livello nazionale, visto che molti discenti provengono da varie regioni d'Italia, dalla Sicilia, dall'Umbria e dalle Marche. Speriamo che con questa attività formativa si possa, assieme agli enti del territorio, poter programmare delle attività e formative ma anche di ricerca su questa tematica che credo sia strategica per l'intero asset provinciale. Come amministrazione provinciale intendo ringraziare l'Unicas, il Dipartimento di Scienze Umane, il professor Lucio Meglio, ecco, per questo importante corso di formazione. Perché dà la possibilità innanzitutto di parlare di aree interne, di valorizzare e progettare quelle che sono le criticità e le opportunità sulle aree interne, e quindi mi auguro che, facendo appunto un augurio a tutti coloro che hanno partecipato a questo corso, mi auguro che non solo il loro bagaglio culturale possa arricchirsi, ma anche tutto quello della provincia di Frosinone.